Questa importante iniziativa culturale, che si svolge dal 1995 con cadenza biennale, è nata a Cuneo, con l'intento di promuovere la qualità architettonica sul territorio, e ha visto coinvolti dal 2001, con gli architetti ed ingegneri della provincia di Cuneo, anche gli architetti ed ingegneri della provincia di Savona. Nell'edizione 2006 ed in questa attuale, il premio ha ampliato i propri orizzonti. Viene infatti organizzato e promosso dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dall'Ordine degli Ingegneri delle province di Cuneo, Savona ed Imperia, in collaborazione con le rispettive sezioni edili dell'Unione Industriale. Il premio vuole essere l'occasione per sottolineare il ruolo dell'architettura di qualità quale momento fondamentale nella dinamica delle trasformazioni urbane ed extraurbane, per evidenziare progetti architettonici ed ingegneristici realizzati che hanno raggiunto risultati di rilievo, nonché per riconoscere la qualità intrinseca nell'opera costruita, quale contributo alla qualità del paesaggio delle singole province. In tal senso si delinea una manifestazione ormai riconosciuta a livello nazionale a sostegno della qualità dell'architettura sui territori interessati, con l'intento di portare a conoscenza del grande pubblico i più interessanti prodotti della pratica progettuale attuale nelle tre province. Legare l'architettura al proprio territorio. Ecco il tema conduttore di questo evento, che con l'inserimento del territorio di Imperia abbraccia un territorio unico alpino e mediterraneo, con una sua precisa identità culturale, linguistica ed architettonica. Il territorio delle nostre tre province, da sempre marginale nelle dinamiche nazionali, sta acquisendo una visione europea, un ruolo centrale, per costituire con la vicina Provenza una regione transfrontaliera di respiro internazionale. Cuneo, Imperia, Savona, tre province legate dalle Alpi. Alpi che non sono mai state barriera, ma punto di contatto, luogo di incontro e di scambio già prima dell'arrivo dei Romani. Dalle fertili piane cuneesi, attraverso i ricchi pascoli alpini, verso il mare, le vie del sale sono state per millenni le arterie di un organismo unitario che aveva nei porti di Savona, Albenga e Ventimiglia gli attivi punti di contatto con tutto il Mediterraneo. La lingua e l'architettura sono i prodotti più nobili e più veri di questa crescita comune. E ancora oggi, se prestiamo un po' di attenzione ai particolari, scopriremo incredibili contaminazioni linguistiche ed architettoniche anche nelle località più sperdute e marginali. L'uomo, con le sue attività, da sempre modifica e trasforma l'ambiente in cui vive, e questa trasformazione quotidiana ed instancabile ha prodotto un territorio costruito molto complesso, con molteplici valenze sia economiche che ecologiche e paesistiche. Per usare le emozionanti parole di Giovanni Boine, milioni di metri quadri di muri a secco che chissà da quando, chissà per quanto i nostri padri, pietra per pietra, hanno con le loro mani costruito, pietra su pietra, con le loro mani, le mani dei nostri padri per secoli e secoli, fin su alla montagna. Non ci han lasciato palazzi i nostri padri, non han pensato alle chiese, non ci han lasciato la gloria delle architetture composte. Hanno tenacemente, hanno faticosamente, hanno religiosamente costruito dei muri a secco come templi ciclopici, dei muri ferrigni a migliaia, dal mare fin su alla montagna. Muri e terrazze, e sulle terrazze gli olivi contorti a testimoniare che han vissuto, che hanno voluto, che erano opulenti di volontà e di forza. I muri e le terrazze a testimoniare che han vinto contro la natura la loro battaglia ordinata. Gli olivi contorti a mostrarci la generosità e l'opulenza delle anime loro. Anime piene, anime pingui, anime vive nella loro tenace forma conchiusa, vive di tutti noi che non eravamo ancora, e di tutti i padri che già erano vissuti.
Da sempre, quindi, l'uomo trasforma il proprio territorio. E l'opera di architettura e di ingegno, nel suo porsi in rapporto dialettico col contesto naturale circostante, è la sintesi di questa vitale relazione uomo-natura. La trasformazione può essere positiva, come dimostra il territorio costruito delle nostre valli, dove i nostri antenati, con i terrazzamenti, hanno modificato i pendii creando una pianura artificiale in montagna. Questo è il messaggio del premio di architettura e ingegneria, che valuta sì il progetto attento, corretto e brillante, ma soprattutto la sua realizzazione, che nel porsi fisicamente in rapporto col territorio circostante, lo trasforma positivamente, arricchendolo e permettendo che durante il nostro affidamento temporaneo, il territorio, vero capitale della comunità, abbia acquisito valore a vantaggio delle generazioni future, che erediteranno questo capitale.